Ora la Schlein dice spostare fondi del PNRR sulla messa in sicurezza del territorio. Vorrei ricordare a tutti, dato che io l'ipocrisia la detesto, che alcuni giorni fa il Partito Democratico, credo con un voto in dissenso, non ricordo il nome, però un europarlamentare ha votato contro, ma la linea del Partito Democratico al Parlamento Europeo è stata la seguente: hanno votato a favore della procedura d'urgenza su una proposta portata avanti dalla Commissione Europea, nello specifico soprattutto dai commissari Borrell, che è il ministro degli esteri dell'Unione Europea, e Breton, che è il commissario al mercato interno, ruolo che occupò Mario Monti. La proposta per la quale è stata votata una procedura d'urgenza, cioè una procedura di semplificazione, una procedura rapida, grazie a questo voto potrà essere approvata più rapidamente. Quale proposta? Quella di destinare una parte dei fondi del PNRR e anche del Fondo di Coesione Sociale, che è un fondo strutturale dell'Unione Europea, al programma di munizioni, ovvero 2 miliardi di, 2 milioni di munizioni che vogliono produrre i paesi europei su ordine chiaramente della NATO. Cioè, la segretaria del Partito Democratico che giorni fa ha dato la linea a favore della procedura d'urgenza che serve a far votare una proposta al Parlamento Europeo per destinare parte dei fondi di coesione sociale e del PNRR al piano munizioni dell'Unione Europea per continuare ad armare Kiev, è la stessa che ieri, davanti all'ennesima tragedia, dichiara spostare i fondi del PNRR sulla messa in sicurezza del territorio. E proprio ieri Stoltenberg, a Lisbona, Stoltenberg è il segretario generale della NATO, cioè l'uomo che oggi sta dettando le politiche a nome della Casa Bianca in Europa, ex premier norvegese, ha pronunciato a Lisbona queste parole: mi aspetto che al prossimo vertice di Vilnius della NATO gli alleati firmino un nuovo accordo per impegnarsi a investire nel settore della difesa il 2% del prodotto interno lordo. Perché devono fare di più? Vedrete che i presunti sovranisti, senza opposizione, che il Partito Democratico non gli fa opposizione, saranno d'accordo. Destinare quindi il 2% del PIL, aumentare le spese militari, cosa che già vuole fare l'Unione Europea spostando una parte dei fondi del PNRR appunto all'acquisto di munizioni. Tra l'altro, a tutti coloro che appunto potrebbero dire, no, magari qualche lettore di Fratelli d'Italia, della Lega, ah, sciacallaggio, mettere in relazione le armi con le alluvioni. No, uno perché è la stessa Schlein che ci parla del PNRR e appunto lei chiede di spostare una parte del PNRR sulla messa in sicurezza del territorio italiano. E i paesi europei, la Commissione europea vuole spostare una parte del PNRR sul piano munizioni, per cui è assolutamente da associare. Ma poi inviare le armi in Ucraina, che tra l'altro non stanno ponendo fine alla guerra rapidamente, ma per me la stanno prolungando, ha a che fare con il nostro denaro.